Ehi la ciurma, io sono Mazzia Tess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Ma con lo zero, per caso si impenna il cavallo? No. Perché quando faccio... Boh. Nulla, allora, siamo ancora con questo problema, con questo rischio di perdere una cavona da un momento all'altro, visto che è morta due volte di seguito e poi non è più scatenato l'evento. Però, insomma, speriamo in bene. Adesso stavo cercando di raccimolare un po' di provviste con questi. Chi è quel tizio che corre? Non mi piace quel tizio che corre. Sarà con noi? No, sembra che va a spasso in altri po'. Ma questa città? Papantla, mai vista Papantla. Ma non voglio neanche andarci, sinceramente. Ok, allora adesso abbiamo di nuovo una vagonata incredibile di carne. Pronti per accamparci? Se poi scatta di nuovo il problema. Boh. Allora, cosa facciamo? Ah, c'è il cannone da riparare, è vero, me ne ero dimenticato di quello. Abbiamo solo 20 da conservare. Ok, già la stanno conservando. C'è qualcuno che ha caccia scarsa, lui? Mettiamolo a riparare, allora. Ok, un attimo ho pensato un altro, che fosse di nuovo l'evento di prima. I tuoi servitori sono quasi pronti per la cena, ma Bernardo non si trova da nessuna parte. Fai un giro nei dintorni del campamento e lo trovi piegato sull'incudine accanto a un piccolo falò, colpendo ritmicamente un pezzo di metallo. La cena è pronta, Trevino. Alza lo sguardo senza smettere di martellare. Grazie, capitano, ma prima devo finire qui. Se per voi non è un problema, non immaginate quanto mi ci è voluto a riscaldare l'acciaio in questa foresta. Ma cosa stai lavorando? La punta della mia asta non può essere più affilata, è arrivato il momento di sostituirla. Avete imparato da vostro padre a lavorare il ferro? Trevino assente. Fare il fabbro non è mai stata la mia passione, ma lo vedo come un complemento della battaglia. Mi dà sicurezza brandire armi che io stesso ho forgiato. D'accordo, ma non dimenticate di mettere qualcosa sotto i denti quando avrete finito. Vi lasceremo una razione da parte. Facendovi sì con la testa per poi tornare a immergersi nel ritmico martellamento. Ci ha dato qualcosa? No. Era solo l'oro così tanto per... E per caso dell'olio? Sì! Vedete che possiamo fare una lanterna in più. Dove possiamo spingerci con il nostro... Cavalcare fin qua, sì. Qua ci arriviamo? Sì. 9 di legname che non ci serve particolarmente in questo momento, ma ne terremo conto. Allora, adesso abbiamo pochissimo cibo per oggi, però non è grave perché tanto comunque abbiamo messo da parte un po' di tutto. Quanti giorni ti mancano ancora? Ah, un giorno. Proprio oggi. Ottimo. Abbiamo trovato 17 unità di carne, ma è bellissimo, ragazzi. È una notizia fantastica. Allora, dovremmo essere quasi arrivati, per cui andiamo. Infatti, eccoci. Ah, quelle erbe, no, vabbè, dai, lasciamo perdere quelle erbe. Sarà contento, spero, il tizio, perché, cioè... Abbiamo... Ah, c'è una capanna là sotto? Non mi ricordo ci fosse una capanna selezionabile, vabbè.
Tepictoton ti riceve nella sala del trono senza fare una piega. Mi stavo giusto chiedendo se avreste avuto il coraggio di ripresentarvi qui dopo quello che è successo a mia figlia. È stata lei a insistere per unirsi a noi. Fa un cenno con la mano per troncare il discorso. Lo so, me l'aspettavo da come continuava a ripetere che voleva andare all'avventura e vedere il mondo. Se non vuole sposarsi alla sua età, che faccia quel che vuole. Non avrebbe dovuto andarsene per farsi rapire. Il capotribù si china in avanti e fissa con sguardo severo la figlia. Figlia, io e te dobbiamo parlare in privato dopo che avrò concluso i miei affari con Julius Mazzetes. Dobbiamo discutere di cosa significa l'autorità di un padre. Anacaona sembra imbarazzata. Ti ho portato l'idolo. Tepictoton accetta l'idolo quasi con riverenza. Stupefacente, l'ultima volta che ho visto questo idolo erano anni fa. Ma era un lago poco più su di casa tua, eh? Ma me lo ricordo come se fosse ieri. Mio padre è stato un pazzo a darlo via. Non ha mai capito il potere politico che conferisce. Con questo tutti gli altri capitribù cadranno nelle mie mani mentre marcio contro Tenochtitlan. Spero che sia così facile. Non voglio una ricompensa in realtà perché c'è già questo incavolato che gli abbiamo rubato la figlia. Qui dentro ce li rubano i tesori, per cui. Il capotribù ride. Non sarà niente del genere, ma lo renderò possibile grazie a voi, e credo che vi sia stata promessa una ricompensa. Farò portare cesti pieni d'oro e giada ai vostri servitori. Mentre garantisco la fedeltà delle tribù totonache, dobbiamo incontrare i Tlacaltechi. Anche in questo caso abbiamo bisogno del vostro aiuto. Avete già avuto relazione con i Tlacaltechi? No. Si siede sul bordo della sedia che scricchiola pericolosamente. Tlaxcala è. Ah, quella più probabilmente in basso che abbiamo visto prima. È una nazione che esiste indipendentemente dentro i confini. Indipendente, penso, dentro i confini dell'impero azteco. Riuscite a immaginare quanto possa infastidire gli aztechi? Io sì che me lo immagino, il solo pensiero mi scalda il cuore. Considerate Tlaxcala una vostra alleata? Abbiamo un rapporto difficile con i Tlaxcaltechi, ma sono guerrieri temibili e potrebbero essere utili averli al nostro fianco nella battaglia contro gli Aztechi. Ecco perché ho organizzato un incontro diplomatico con i messi di Tlaxcala. Speravo di incontrare i Tlaxcaltechi in zona neutra, ma non abbiamo più tempo, ho dovuto accettare le loro richieste. Ci incontreremo sottoterra in una tomba Tlaxcalteca. Ma che idea, Bislack? Ma non mi fido di loro, quindi voglio che qualcuno tenga d'occhio l'incontro e si assicuri che non tentino alcuna mossa strana. Dunque, questo è il nostro ruolo. Tepictoton sorride complice. Non posso certo inviare un gruppo di miei guerrieri. I Tlaxcaltechi non parteciperebbero mai a queste condizioni. Loro vi riterranno neutrale, non sanno che lavorate con noi. Non preoccupatevi, partecipate ai negoziati e state allerta. Andrò all'incontro e farò in modo che non accada nulla. Andrò immediatamente a Papantla e Cempoala con l'idolo e avvierò i negoziati con la loro capitribù. Ho incaricato l'anziana Cihuaton di incontrare i Tlaxcaltechi e ho saputo che invieranno un uomo di nome Elo Xochitl. D'accordo. Il capitribù ti stringe la mano vigorosamente. Speriamo che tutto vada secondo i piani. Buona fortuna. Ok, allora, mi hai detto anche che i tizi avevano dei prezzi più economici. Allora, lasci che i tuoi uomini esplorino Xalapa da soli. Oltre che ricca, è una città piuttosto graziosa, nonostante le grandi dimensioni, i suoi abitanti sono amichevoli. Una volta superata, inizia la diffidenza. Quando inizi a prendere confidenza con il posto, il trambusto vicino a una delle capanne degli anziani ti avvisa che uno dei tuoi uomini ha fatto un torto agli abitanti. Oh. Anacaona con ben pochi vestiti addosso è di fronte a una delle anziane che strilla e usa toni molto accesi. Capitano, aiutatemi a calmare questa pazza, è fuori di testa. Cos'è successo? Dove sono i vostri vestiti? Anacaona arrossisce lievemente. Potrei essermela spassata un po' con il figlio di questa donna. Ha 14 anni! Mi assicuro che lui era assolutamente d'accordo, ma questa vecchia megera non mi vuole dare retta. Ma che cazzo? Cioè, questo è un evento rottissimo perché prende probabilmente a caso uno dei nostri seguaci.
Ma qui è la figlia del capotribù che va con un... Cioè, no, non ha alcun senso. Prendete i vostri vestiti e andiamocene di qui. Subito, ma vi prego, quella donna afferma di avermi lanciato una maledizione. Potete fare in modo che me la tolga? Cerco di ragionare con l'anziana. Distrutti, discuti, contratti, insisti e minacci per ore, finché qualcosa cambia. Rassicurato sul fatto che si era trattato di un incontro totalmente consensuale, e grazie agli appelli degli altri anziani, finché perdoni Anna Cavona per i suoi istinti fin troppo umani, l'anziana, seppur riluttante, revoca la maledizione. Tutti vi congedate amichevolmente. A fine giornata, vedendo che Anna Cavona è ancora in buona salute, conclude con sollievo che se mai una maledizione esistite, ora è sicuramente scomparsa. Vabbè. Il mercato. Allora, diamo un po'. Però vogliono niente di quello che ho io. Come sempre. 215. No, no, allora, scusate un attimo, però qui il discorso è di proteggere il messaggero. E dov'è che è sto messaggero? What? Fin laggiù dobbiamo andare, ma siamo matti. Vabbè, ci andremo. Io non volevo andare a sta città perché mi sembrava lontana, invece ci mando dall'altra parte del mondo qua. E vabbè, faremo che fare la stradina di qua, esploreremo un po' e pian pianino ci arriviamo. Prendiamo queste erbette qua, intanto. Poi c'erano dei maialini ancora qua, o no? O forse li ho mangiati tutti. No, può darsi che sì, ce li siamo mangiati tutti. No, andiamo alla città più che altro, vabbè. Siamo di nuovo senza mosse. Ah, lui ha finito di sviluppare il carro. Cosa facciamo? Facciamo che potenziare, portare tutto al massimo. Sì, dai. 4 giorni non ci va niente. Tanto. Oh no, aspetta, lui può fare una palle di cannone. Questa non è male. Però mi chiede dell'olio. Perché mi chiede dell'olio? Cinque esagoni a caso all'interno e attorno alla casella dell'obiettivo. Ma proviamo, piuttosto che i triboli. Proviamo a farne un po'. Che non si sa mai nulla. E poi 4, abbiamo uno di caccia 4, mi pare di ricordarmelo, sì, quest'uomo qua. Conserva, tu conserva. Ah, abbiamo una palla di cannone, abbiamo fatto quattro. E abbiamo trovato anche delle cose molto interessanti. Ah, 10 unità di legname. Cose molto interessanti, intendevo un botto di carne. Mappa dei sentieri, siamo a buon punto, la mappa dei sentieri, erano 10 forse. Siamo a metà. Allora, intanto andiamo avanti con la stradina qua. Che c'era la città qua, se non ricordo. Infatti, andiamo in città. Visto che non ci hanno detto niente in questa città, in realtà. Ma c'è un fiumiciattolo anche là. Mo, c'è un cairn qua sotto. C'è un cairn qua. Vabbè, noi pian pianino esploriamo. Allora, vediamo. Cos'è che ci dicono qua di questa città? C'è solo il capovillaggio qua da cui possiamo parlare, forse. Papantla. Arriviamo a un pacifico insediamento situato all'ombra di una grande montagna. Gli abitanti sembrano diffidare della tua presenza, ma sono anche attirati da ninnoli e oggetti preziosi. Per questo potresti riuscire a convincere a commerciare con te.
Il capo di Papantla, una bella donna di circa 40 anni, indossa un vestito insolitamente semplice. Si presenta come Xiloxoc, che l'interprete traduce con Calliandra, il nome di un fiore che cresce nel sud. Vi do il benvenuto a Papantla, uomo bianco. Cosa vi porta al nostro insediamento? Vorremmo commerciare con voi. Assume una ripa seriosa. Avevo già avuto a che fare con la vostra gente in passato, non è andata bene. Se volete commerciare con noi, dovrete mostrarci che non siete come loro. Capisco cosa volete dire. Papantla fa parte della regione di Totonacapan e appartiene ai Totonacchi. Ma l'impero azteco ci controlla contro la nostra volontà. Se volete guadagnarvi la nostra fiducia, dovrete affrontare i nostri oppressori. Avete in mente qualcosa in particolare? Ma siamo già d'accordo con gli altri. Sorride maliziosa. Tenochtitlan invia regolarmente delle pattuglie a riscuotere tasse e tributi e a prelevare i ragazzi e ragazze da sacrificare sui gradoni del grande tempio. Scovate una di queste pattuglie e uccidete i guerrieri che la compongono. Solo in seguito potremo fare affari insieme. Vada. Li uccideremo. Calliandra sorride. Bene, quando li avrete uccisi, prendete i preziosi che abbiamo consegnato loro come tributi e portateli a me. E questa capanna qua invece? Tamas, insieme al tuo gruppo stai percorrendo una strada trafficata. A un certo punto incrociate un uomo chiaramente europeo che indossa un'armatura nera. Ah, l'uomo sta venendo nella vostra direzione, ma si ferma di scatto quando la folla si apre. In un batter d'occhio, Laszlo Paulik balza fuori dal gruppo, arma in pugno, e si scaglia contro l'uomo, portandogli la sua lama affilata da appena qualche centimetro dalla gola. Paulik rimane in silenzio, limitandosi a fissare negli occhi il suo vecchio amico, impietrito dalla paura. Zaz balbetta qualcosa. Laszlo? Come avete fatto a trovarmi? La voce di Laszlo è calma, ma il tono è decisamente freddo. È stato il senso di giustizia condurmi fino qui. Ho il compito di riparare un torto, ma quindi lo volevo uccidere. Zaz si fa più piccolo. Cosa intendete fare? Il leggero calo nel tono della voce di Laszlo aggiunge solennità alla sua minaccia, che diventa una promessa. Vi giustizierò, disertore maledetto. Vi prego. Laszlo mette immediatamente a tacere ogni tentativo di preghiera. Non tollererò alcuna scusa, era una battaglia brutale. E questo che stavate per dire? Bene, la brutalità della battaglia rende la vostra fuga un tradimento ancora più grave. Zaz spalanca gli occhi. No! Di nuovo Laszlo non gli permette di parlare. Pensavate che avreste perso la vita? A causa vostra sono morti degli uomini che avrebbero potuto vivere. Il nostro fronte sinistro è capitolato in pochi minuti. Siamo stati completamente schiacciati e Dalviano è stato ucciso. Scoraggiato, Zaz urla a piena voce e le sue parole volano nell'aria, accompagnate dalla saliva. La situazione non sarebbe cambiata, la battaglia era già persa, lo sapete bene. Se non fossi scappato, il mio fronte sarebbe comunque capitolato. E io con lui, sarebbe stata soltanto un'altra volta inutile in più e... Con un movimento al contempo agile e potente, Laszlo conficca la sua arma nel petto di Tamas. Il disertore balbetta e sputa sangue, guardando interrogativo la lama che gli attraversa il petto. Laszlo si fa ancora più vicino, la sua voce adesso trema. Eravamo amici, Tamas, con Militone, ma sono stato tradito. Per quale motivo? Beh, non importa. Laszlo ritira la spada con una crudele spinta. Zaz cade al suolo, lo sguardo fisso sul suo vecchio amico finché la vita non lo lascia del tutto. Laszlo osserva il corpo, immobile come una statua. Mi avete mentito? Senza muoversi, Laszlo risponde. Tutto ciò che vi ho detto era vero. Perché non mi avete detto qual era il vostro vero obiettivo? Scuote la testa. Non sapevo che l'avrei ucciso fino al momento in cui l'ho guardato negli occhi. Cosa avete visto? Non importa ciò che ho visto. È ciò che ho provato. Rabbia e tradimento. Ora siete soddisfatto? Si era preso sulla sua arma. Dovevo farlo. Dovevo ridare l'onore alla nostra compagnia. Se non mi vorrete più con voi, dopo quello che è successo lo capirò. Tornerò a Santo Domingo in qualche modo, altrimenti vi seguirò fino a quando vorrete. Vabbè, resta. Ora che tutto è finito potete rimanere. Laszlo annuisce il rinfo della lama, rientrando fra le rine. Grazie, capitano.
Che brutta storia, che brutta, brutta, brutta storia. Ma allora, la pattuglia azteca, mi sa che è quella che vedevamo girare qua prima, non vorrei dire, ma mi sa di sì. Comunque, per ora non è il punto in cui voglio andare io, per cui scenderei giù in sotto, poi se per caso la troviamo meglio, se no pazienza. Nulla, però comunque l'episodio è già durato abbastanza, per cui io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.